parlo a nome dell'associazione Permito Onlus che ha promosso questo evento. Vorrei ringraziare tutti quanti hanno collaborato per la messa in scena di questa iniziativa. Credo che sia molto importante e significativo che appunto il teatro abiti gli spazi anche inaspettati, come può essere un cortile. D'altra parte questa nasce come street opera, quindi come un'opera per la strada e per i cortili, per i luoghi e gli spazi pubblici. Manutenzione, attenzione, cura dello spazio, delle case in cui abitiamo, questo serve. E la cultura non risolve queste cose, ma guai se non fossimo qua insieme a raccontarvi che la cultura ci aiuta molto ad abitare in queste case, in questa città. Essere qua insieme vuol dire anche raccontarvi questo e lasciare questo messaggio a voi con l'augurio di un buonissimo spettacolo, di buona serata. Questa è la storia del mago Houdini, che forse tutti già un po' conoscete, il più famoso escapista o escapologo vissuto quasi 100 anni fa. Eddie Pape con il suo librettista Clausen hanno avuto un'idea, secondo me assolutamente geniale, cioè hanno immaginato che Houdini fosse italiano. Siamo a New York, alla fine dell'Ottocento, arrivano degli immigrati, come sempre arrivavano, sotto la nuova Statua della Libertà e accolti da un poliziotto che li accoglie con parole sarcastiche, li prende un po' in giro per i loro portafogli vuoti e per il loro, le loro anime piene di speranza. Tra queste figure c'è la giovane Bella Kowalski che per fame ruba una mela, il poliziotto la arresta. Ma interviene Houdini che la libera attraverso i suoi giochetti di magia. Rimasto da solo, Houdini capisce, ha in quel momento l'intuizione precisa che il sentimento del nuovo mondo è proprio quello, è la libertà. E allora capisce che il suo progetto deve essere quello di essere libero, di dimostrare come ci si può liberare. Lo racconta, lo dice alla mamma. E quindi avviene questo dialogo a distanza fra Houdini e la mamma, forse un flashback di cose già successe, in cui la mamma ovviamente gli dice non farlo, si arrabbia anche molto, ma Houdini va avanti per la sua strada. Basta solo, non solo! Basta questo fiasco! Non mi sembra il caso di tradurre questa parte. Comincia a provare i suoi numeri per strada e rincontra il poliziotto, lo coinvolge facendolo diventare suo agente. Incontra anche la Bella Kowalski, la convince a diventare la sua fidanzata molto rapidamente e anche a diventare la sua assistente. Attraverso le lettere che Houdini scrive alla mamma, vediamo i suoi successi in giro per il mondo. Mamma, 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 dite, mamma, dale, mamma mia. Oh, mamma, 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 dite, mamma, dale, mamma mia. Vanno a salutare mamma e lì Houdini le annuncia che le dedicherà il prossimo numero. Si getterà legato, ammanettato nel fiume Hudson. La leggenda è che Houdini sia morto in quell'esperimento. Non è vero, ma egli e il suo librettista hanno deciso di seguire questa tesi perché è una tesi molto romantica, quasi molto affascinante. È vero, Houdini muore nel fiume, ma muore facendo
il suo trucco più spettacolare, il trucco più spettacolare di sempre. In fondo riesce a scappare la morte perché diventa immortale.